Per le consultazioni con Giorgio Napolitano la linea dei 5 Stelle non cambierà. Nessuno spazio per alcuna forma di accordo con governi targati Amato, Letta o altri esponenti del grande inciucio. Lo chiariscono i capigruppo Lombardi e Crimi nel corso della lunga domenica romana del Movimento. La domenica in cui Grillo aggiusta il tiro e cerca di calmare gli animi dopo le durissime parole che avevano accompagnato la rielezione del Presidente della Repubblica e dopo la chiamata alla mobilitazione di piazza. Il colpo di Stato evocato, dunque, diventa solo un golpettino. La Repubblica democratica e fondata sul lavoro è morta e viene lo sconforto, dice Grillo. E il bis, chiesto a Napolitano, è l'escamotage per salvare Berlusconi e la banca del Partito Democratico. Il Parlamento ormai è ridotto a un guscio vuoto. Piena è invece la piazza Santi Apostoli, dove era stato annunciato per il pomeriggio il comizio dell'ex comico, dopo che sabato sera era stato tutto annullato per evitare situazioni esplosive. Ma l'organizzazione fa flop. Manca un palco, un'amplificazione, un servizio di sicurezza. Beppe Grillo non ce la fa entrare in piazza e dà la colpa ai giornalisti. Urla arrendetevi tutti e se ne va. La gente vuole marciare sul Quirinale, ma dopo una mediazione con la Digos si opta per un corteo lungo i fori imperiali tra la curiosità dei turisti. A fine giornata Roberta Lombardi chiede scusa per la disorganizzazione. Non vi aspettavamo in così tanti, ma non succederà più. Roberto Tallei, Sky TG24.